Allora, la prima cosa da fare quando si parla della Rerum Novarum è naturalmente dire alcune parole su chi l'ha composta la Rerum Novarum. Voi sapete che un papa non compone mai da solo, completamente da solo, una enciclica, ma si serve poi anche di un gruppo di teologi che gli fanno da supporto. Però, certo, Papa Leone XIII è stato anche uno dei papi più saggi, più sapienti della storia. Sicuramente dell'Ottocento, ma essendo morto all'inizio del Novecento, diciamo anche del XX secolo, anche se alla sua scomparsa non siamo ancora propriamente nel cuore del XX secolo. Quindi, due parole biografiche per inquadrare il personaggio. Innanzitutto, Papa Leone XIII è stato il 256esimo Papa della Chiesa Cattolica. Il nome era Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, o semplicemente noto come Vincenzo Pecci. Nasce nel 1810, muore nel 1903 ed è papa per 25 anni, dal 1878 al 1903. Sarà seguito da un grandioso papa che sarà Pio X, il famoso San Pio X, ricordato anche per la sua grandissima lotta contro il modernismo. E già su questo si potrebbe aprire un'altra conferenza. Stasera ovviamente non abbiamo il tempo materiale di entrare in dettaglio. È Papa Leone XIII dal 2 marzo 1878 al 20 luglio 1903. Alla sua epoca il Papa non esercita più il potere temporale dopo un periodo di 1000 anni. Perché? Che cosa è successo? Ricordiamo che è un periodo storicamente molto teso fra la Chiesa e il Regno d'Italia. Infatti il 20 settembre del 1870 c'è stata la breccia di Porta Pia. Roma viene annessa in maniera forzosa al Regno d'Italia e si apre un contrasto che verrà sanato solo nel 1929, appunto, fra la Chiesa, che non esercita più potere temporale, non ha più un proprio Stato, e il Regno d'Italia. Alcune date, a parte queste, importanti sulla vita di Leone XIII. Nel 1837 viene ordinato sacerdote, diviene presto delegato papale a Benevento. Nel 1843 Gregorio XVI, Papa Gregorio XVI, lo nomina arcivescovo titolare di Damiata e diviene anche nunzio apostolico in Belgio. Ecco, l'esperienza belga lascerà un'impronta duratura su Papa Pecci, tanto che egli ricorderà nel corso dei suoi anni, anche se trascorre in realtà po pochi anni in Belgio, ricorderà veramente questo suo soggiorno in Belgio. E i suoi biografi dicono che era solito leggere anche la stampa belga e la stampa in lingua francese con una certa regolarità. E perché viene la sua missione in Belgio finisce presto? Perché Leone XIII, che non è ancora papa, è in questo momento un arcivescovo, entra in contrasto con il governo belga. Adesso, senza entrare in troppi dettagli, succede questo. Fra l'episcopato belga e il governo belga sorge una contesa in merito all'istruzione giovanile. In pratica, i preti, diciamo, i sacerdoti e i laici belgi in quel momento sono molto attivi nel fondare, per così dire, opere di carità e di pietà, nonché attività sociali di educazione e istruzione a favore della gioventù. Questo è quello che fa l'episcopato belga e Leone. E Pecci, insomma, sostiene le attività dell'episcopato belga, ma al governo belga questo non va bene. Vuole avocare sé il diritto dell'istruzione giovanile, per cui Leopoldo I, re del Belgio, chiede formalmente alla Santa Sede di cacciare Pecci dal Belgio, cosa che infatti accade ben presto. In pratica, diciamo, Pecci rimane in Belgio dal 1843 al 1846. Dal 1846 al 1877 è arcivescovo di Perugia, nel 1853 viene elevato a cardinale, finché il 2 febbraio del 1878, dopo un conclave di soli 2 giorni, quindi un conclave diciamo rapidissimo, diventa papa con il nome di Leone XIII, nome che sceglie in onore di Leone XII, con cui aveva avuto dei rapporti di conoscenza anche personale nel corso della sua gioventù. Accade che quando Papa Pecci viene eletto con il nome di Leone XIII, ci si attende un papato di transizione di pochissimi anni. Perché? Perché ha 68 anni,
ricordiamo che è la seconda metà dell'Ottocento, ed è di salute cagionevole. Quindi ci si attende davvero un papato breve, non ci si attendono grandi cose da questo uomo. E invece Pecci rimarrà al soglio pontificio per 25 anni. Ora, il clima, dicevamo prima, è teso perché è in vigore il non expedit, il non conviene, cioè la famosa disposizione con la quale Pio IX, predecessore di Papa Leone XIII, aveva detto, aveva insomma ordinato ai cattolici di non prendere parte alla vita politica del Regno d'Italia, salvo le elezioni amministrative, quindi le elezioni comunali, una disposizione che sarebbe stata revocata solo da Benedetto XV nel 1919. Papa Pecci è anche noto per una grandissima attività internazionale. Ricordiamo che cerca di placare il clima con il cancelliere Otto von Bismarck, che in Prussia, insomma nell'impero germanico, ha avviato la cosiddetta Kulturkampf, cioè la guerra culturale, era una guerra insomma contro i cattolici, contro il popolo cattolico e anche contro diciamo i sacerdoti cattolici nell'impero germanico, cerca di ammorbidire il clima e cerca di fare lo stesso anche nella lite fra, per così dire, Terza Repubblica Francese e cattolici. Una battaglia che però sarebbe stata persa nel 1905 sotto il pontificato di Pio X, quando avviene la separazione netta in Francia fra Stato e Chiesa. Dopodiché Papa Pecci svolge anche una grandissima attività internazionale, proprio è ricordato anche in maniera memorabile con stati come la Svizzera, alcuni stati dell'America Latina, gli Stati Uniti d'America, la Russia, il Regno Unito e la Spagna. Il Papa che stiamo affrontando è anche ricordato come il Papa delle encicliche. Ne pubblica ben 86, cioè una marea, 86 encicliche. Ne cito alcune, perché poi dobbiamo entrare ovviamente nel cuore della questione. La Eterni Patris, Padre Eterno, del 1879, con cui rilancia la filosofia tomista come filosofia vera, filosofia che veramente può affrontare in tutto e per tutto le sfide della scienza moderna e anche le sfide sociali moderne. La Immortale Dei, del 1885, con cui afferma che lo Stato deve sostenere la religione cattolica, perché la religione è necessaria al bene comune, in cui, bene comune, rientra anche la pratica della religione e il compimento dei doveri verso Dio. Quindi il sostegno alla religione non è un optional, come diremo noi oggi, è proprio un dovere morale. Papa Leone XIII è un grandissimo oppositore della massoneria, scrive vari documenti contro la massoneria, ne ricordiamo alcuni. Nel 1884 pubblica la famosissima Humanum Genus, con cui condanna la massoneria, e poi nel 1890 l'enciclica intitolata Dall'alto dell'apostolico seggio, in cui, pensate un po', il Papa dice che attualmente, sono documenti che si possono reperire facilissimamente su internet, è in atto un piano massonico diabolico tremendo, particolarmente in Italia, per giungere fra l'altro alla distruzione della Chiesa. Quindi lo dice apertamente e dice che l'Italia è vicinissima alla perdita della fede. E oggi, con il senno di poi, possiamo renderci conto quanto già più di un secolo fa il Papa ci avesse visto veramente bene. Il Papa poi scrive anche un breve apostolico di ringraziamento al famoso congresso antimassonico internazionale che si tenne proprio a Trento. Allora bisogna sapere che Trento è stata una città importantissima non solo per l'omonimo concilio, ma anche perché nel settembre del 1896 si tiene un congresso antimassonico internazionale che coinvolge prelati, politici, insomma, politici cattolici, sia italiani che stranieri. E il Papa lo ammira talmente tanto questo congresso da stendere un breve di ringraziamento, quindi un documento ufficiale di ringraziamento. E naturalmente fra le encicliche compare la Rerum Novarum, che è datata 15 maggio 1891. Vorrei però ricordare una cosa prima di cominciare l'esposizione della Rerum Novarum. Qui vi sto proiettando la preghiera a San Michele Arcangelo.
E uno dirà: perché questa? Perché fu una preghiera composta proprio da Papa Leone XIII. In pratica, è il 13 ottobre 1884. Il Papa, mentre sta facendo una celebrazione nella Cappella Paolina, ha una tremenda visione. Davanti a tutti, insomma, i suoi confratelli, ai chierichetti, eccetera, ad un certo punto si blocca, non dice più niente, assume una posizione veramente strana e per qualche minuto è come se fosse staccato dalla realtà. Dopo qualche minuto si riprende, abbandona immediatamente la cappella e, estremamente provato, dicono i suoi biografi, estremamente provato, rientra nel suo studio. Dopo pochi minuti convoca immediatamente, è un provvedimento urgente e gravissimo, immediatamente il responsabile della congregazione dei riti e gli affida una preghiera che ha composto in pochissimi minuti mentre era rientrato nel suo studio. E non solo compone la preghiera, ma ordina immediatamente al responsabile della congregazione dei riti che venga introdotta subito nel rituale romano. La messa di San Pio V, che non è quella moderna di Paolo VI, è una messa che si può dire in varie versioni, c'è la messa cantata, c'è la messa bassa, è una messa che alla fine, quando la si dice in maniera in forma bassa, cioè non cantata, prevede sempre che alla fine venga letta la preghiera di San Michele Arcangelo. Questa preghiera, spieghiamo perché il Papa la compose tra un attimo, fu rimossa dal Missale Romano dopo il Vaticano II, come dopo il Vaticano II fu rimossa la scomunica al comunismo e come dopo il Vaticano II fu rimosso il giuramento antimodernista di San Pio X. Bisogna arrivare al 1946, pensate, affinché il contenuto di questa tremenda visione che il Papa ha avuto venga reso pubblico. E il Papa dice quanto segue, e cioè che ad un certo punto nella sua visione vede la superficie della terra spaccata, proprio delle crepe. Da questa superficie escono dei demoni che vanno lungo tutto insomma, l'orbe terrestre e provocano danni immensi. Giungono fino alle soglie della Basilica di San Pietro e la Basilica di San Pietro sta per crollare, quindi sta per crollare. Quando giunge dal cielo San Michele Arcangelo che immediatamente con facilità sconfigge la schiera celeste. Di seguito, perché non finisce qui la visione, perché c'è la parte visiva, tra virgolette, della visione, perdonatemi perché i termini non sono adatti, ma c'è anche una parte uditiva che riguarda l'udito. Dopo aver visto queste cose, insomma, il Papa ode voci che gli dicono che la minaccia che lui ha visto si realizzerà da lì a qualche breve pontificato. Quindi ancora qualche pontificato di tempo e la minaccia si concretizzerà. Questo è quello che il Papa vede. Qual è il significato di questa visione? Il Papa la interpreta, la spiega così: è una prova con la quale Dio vuole testare la fede e la tenuta della sua Chiesa. Dio lascia un secolo di libertà d'azione al demonio per mettere alla prova la Chiesa e la fede e coloro che rimarranno fedeli fino alla fine, insomma, della loro vita. Difatti, se pensiamo che nel Vangelo ad un certo punto Gesù dice: quando il figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora fede su questa terra. E la preghiera di San Michele, che davvero non si capisce perché sia stata tolta, visto che è di protezione in qualsiasi necessità, recita: qui è la versione italiana, la versione in latino è ancora più bella. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Dio, supplichevoli ti preghiamo, tu che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Questa è la versione tradotta in italiano. Ripeto, fino all'entrata in vigore della nuova messa, la messa di Paolo VI, quindi è il 1969, questa preghiera veniva letta alla fine di ogni messa bassa. Ma andiamo avanti. Allora, Papa Leone XIII, fra le varie encicliche, abbiamo detto, compone anche la Rerum Novarum. Il periodo è quello di una diffusione sempre maggiore della dottrina socialista comunista. Ricordiamo che nel 1848
Karl Marx e Friedrich Engels, che fra l'altro era anche un ex credente in gioventù, mentre di Karl Marx non ci è dato sapere, ma non credo, nel 1848 hanno pubblicato il Manifesto del Partito Comunista, in cui parlano insomma dei problemi della classe proletaria, sfruttata, tutto quello che si vuole, e non possiamo dire che non fosse vero, perché effettivamente la situazione della classe proletaria, degli operai, nell'Inghilterra dell'epoca, ma anche altrove, era veramente triste, tremenda, di oppressione. Però loro dicono: noi dobbiamo cambiare il sistema vigente con una sovversione violenta. Proprio il manifesto del Partito Comunista si conclude chiamando a raccolta la classe operaia mondiale a una sovversione violenta, l'abbattimento violento del sistema. E in questo Marx e Engels dicono: perché lo dobbiamo nascondere? Sono solo i vigliacchi che si nascondono. Noi diciamo apertamente che non vogliamo cambiare le cose con una qualcosa di graduale, con delle riforme. No, noi vogliamo l'abbattimento violento delle strutture vigenti, cosa che ovviamente il Papa, visto che si parla di violenza, e sapete che ogni qualvolta c'è la violenza, a rimetterci alla fine sono sempre i più poveri, non sono mai, diciamo, le classi elevate in nessun caso, il Papa non può assolutamente tollerare. Siamo nel 1848, quando esce il manifesto del Partito Comunista, il socialismo quindi sta prendendo piede, eccetera, eccetera. La prima cosa che il Papa affronta nella Rerum Novarum è appunto la questione del rapporto fra pradoni e operai. E il Papa fa un'introduzione storica, dice: non ce lo possiamo nascondere, siamo in un'epoca di mutamento profondo del rapporto fra padroni e operai. Ed è un mutamento che ha portato l'accumulo delle ricchezze in poche mani, quindi la ricchezza si è ormai accumulata in poche mani, mentre è largamente estesa la povertà. Leggo la citazione. Si è prodotta la divisione della società come in due caste, tra le quali si è scavato un abisso. Da una parte una fazione strapotente perché straricca, la quale, avendo in mano ogni sorta di produzione e di commercio, sfrutta per sé tutte le sorgenti della ricchezza ed esercita pure, pensate un po', nell'andamento dello Stato una grande influenza. Il Papa sta dicendo che la politica, la cosa pubblica, lungi dall'essere indipendente e autonoma, è influenzata. Siamo nel 1891, ripeto, 1891, è influenzata da chi ha nelle mani la ricchezza. Ci viene da pensare qualcosa di recente? Beh, lascio a chiunque all'ascolto, insomma, fare le proprie valutazioni. Questa è una classe. Dall'altra, una moltitudine misera e debole, dall'animo esacerbato e sempre pronto a tumulti. Questa è la classe proletaria, degli operai, che sono, dice il Papa, alla fin fine manipolabili. Manipolabili perché i loro animi sono riscaldati, sentono, percepiscono l'ingiustizia e per, diciamo, porre fine alla loro ingiustizia possono essere manipolati e portati dove il potere vuole, cioè in questo caso il socialismo dove vuole farli andare con queste dottrine, cioè la famosa rivoluzione violenta. Quello del rapporto fra proprietari e proletari è un rapporto molto delicato, il Papa lo sa, dice di prendere la parola con un, non dico con timore, però sa che la questione è abbastanza delicata. Perché? Perché una volta a dirimere i conflitti sociali c'erano le corporazioni di arti e mestieri. Le corporazioni di arti e mestieri, le cosiddette gilde o anche ghilde, proprio corporazioni di arti e mestieri, si erano diffuse nelle città europee a partire dal XII secolo. E cosa servivano? Servivano per regolamentare e tutelare le attività dei membri di una stessa classe, di una stessa, meglio, classe no, categoria professionale. Quindi vi era, l'ordine dei tessitori, l'ordine potrebbe essere dei fabbri, eccetera. C'era un regolamento interno e era come un sindacato a sé stante. D'accordo, sindacato ovviamente è la versione moderna, quasi socialista, insomma, delle cose, però il problema del dirimere le controversie sociali, i problemi delle varie categorie professionali si era già aperto molti secoli prima. Altra cosa per cui il rapporto fra proprietari e proletari
oggi si è reso ancora più delicato che in passato. Dice il Papa, le leggi civili si sono allontanate dallo spirito cristiano, lasciando soli gli operai. Oggi le leggi civili in pratica sono tutt'altro che pervase dallo spirito cristiano, tutt'altro che fatte per assistere la classe operaia. È diffuso poi, pensiamo anche a questo, il fenomeno, qui cito direttamente il Papa, anche se non ho messo la citazione nelle slide, qui ne ho messe alcune perché dovevo fare una scelta per non appesantire troppo, però cito il Papa, è diffuso il fenomeno dell'usura divoratrice che, sebbene condannata tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso sotto altro colore a causa di ingordi speculatori. L'usura divoratrice. Ancora, è affermato il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile. Sono quelli che Auriti avrebbe chiamato i raccomandati di ferro, quelli che hanno insomma il sistema finanziario alle loro spalle. Oggi ci poniamo il problema delle multinazionali. In tutto questo il socialismo si presenta come rimedio ai problemi, ovviamente prescindendo dal discorso dello spirito cristiano, perché il socialismo non ha spirito cristiano, ed è una falsa soluzione al problema. Perché? Perché l'odio fra le classi, l'instaurare l'odio fra le classi e l'abolizione della proprietà privata sono non soluzioni, ma aberrazioni che provocano molto più mali, molti più mali dei vantaggi che promettono. La proprietà privata, secondo Leone XIII, è una necessità, è un diritto naturale. Ogni persona, infatti, dice il Papa, ha il diritto di poter migliorare la propria condizione. Perché questo? Perché fra l'animale e l'uomo c'è una grandissima differenza. L'animale vive nell'immediatezza. Cosa vuol dire? Vive di quello che ha attorno in quel momento, degli strumenti che ha attorno in quel momento. Mentre l'uomo, l'animale insomma non ha la ragione, ha i sensi, per questo vive nell'immediatezza, anche se poi è vero che tanti animali in realtà pianificano. Però l'uomo, a differenza dell'animale, non ha solo i sensi, ma anche la ragione. E con la ragione pianifica. Difatti, qual è una delle prerogative dell'uomo? Quello di progettare per il futuro, di pensare al futuro da qui a un secolo, da qui a volte nella storia anche da qui a un millennio, eccetera, eccetera. Però se l'uomo deve pianificare, progettare il futuro, ha bisogno di stabilità. Quando abbiamo sentito dire da un insigne personaggio anni fa che è un bene che la gente si adegui, si abitui a non avere stabilità, a non avere il posto fisso, ecco, questo sarebbe stato condannato pienamente dal Papa. La stabilità serve, la stabilità è fondamentale per la pianificazione del futuro. D'altro canto, la vita di una persona non si esaurisce con la persona stessa, ma si porta avanti nei figli. Ma se vogliamo passare qualcosa ai nostri figli, alle future generazioni, ci serve questa stabilità, ci serve avere qualcosa. Il socialismo, invece, tende a distruggere tutto quello che è stabilità. La proprietà privata non c'è. La famiglia viene disciolta. La famiglia, infatti, viene vista nel socialismo come una delle, diciamo, dei nuclei più avversi al regime, che deve essere disciolto. Pensiamo oggi alla battaglia in corso contro la famiglia tradizionale, soprattutto. Ma il socialismo desidera anche la dissoluzione del matrimonio inteso in senso cristiano. Sì, c'è il matrimonio socialista, è vero, esiste, è esistito, ma non è il matrimonio cristiano. Oggi, se vogliamo insomma arrivare anche a dire qualche nota dell'attualità, le persone, ecco, chiedo se per cortesia se chi ha il microfono aperto lo potesse spegnere, se no a volte non riesco proprio a sentire. Grazie, grazie. Allora, la classe proletaria vivendo in questa situazione è lasciata nell'angoscia, è lasciata veramente nel turbamento più profondo. Come ha insegnato Giacinto Auriti, oggi la persona non vede rispettata la propria dignità proprio perché non ha garanzia di stabilità.
è priva della garanzia giuridica e psicologica di poter arrivare a domani, è costretta a vivere in una situazione di angoscia costante. È inutile parlare di diritti dell'uomo, ma di cosa stiamo parlando? Ma scherziamo? È già contrario alla dignità il solo fatto di non permettere alla persona di poter vivere senza la paura di morire di fame in ogni istante. Ma oggi si parla tanto di diritti dell'uomo, di assistenza agli anziani, ma di cosa parliamo? Che non sappiamo neanche se potremo arrivare alla fine del mese, se potremo sostenere la nostra famiglia. Si apre, si chiude, ma ci rendiamo conto? È una situazione di angoscia e di incertezza. Auriti è morto nel 2006. Oggi siamo nel 2021, non sembra che le cose siano migliorate, anzi sono peggiorate. E come? Allora, andiamo avanti. Quindi, la proprietà privata è necessaria. A questo punto, qualcuno potrebbe, scusa, sono andato avanti, sono alla slide, potrebbe sorgere un dubbio e dire, beh, vabbè, tu dici che la proprietà privata è un diritto naturale, eccetera, ma in fondo Dio, quando ha dato la terra all'uomo, mica l'ha data a certi uomini, l'ha data a tutto il genere umano, no? Quindi è un dono a tutta l'umanità. Perché alcuni dovrebbero appropriarsi di alcune parti a discapito degli altri? In realtà, spiega Leone XIII, Dio ha donato la terra a tutti, non in vista di un dominio promiscuo, tutto è di tutti, non era questo il senso, ma affinché tutti i popoli potessero goderne in base all'industria umana e al loro diritto speciale. La vera giustizia è che nessuno sia privato del diritto alla terra o del diritto ai prodotti della terra, perché in fondo quando noi mangiamo, mangiamo tutti di ciò che proviene dalla terra. Quindi anche qui la garanzia di questo diritto è fondamentale. La terra è volta al beneficio di tutti, perché tutti ricevono alimento da essa, quindi. Chi non ne possiede supplisce in altro modo, anziché lavorare la terra, compirà un lavoro che permette insomma di provvedere alla vita in altro modo. Conservarsi in vita, questa è una citazione che ritengo fondamentale della Rerum Novarum. Sapete, per cortesia, scusate, io non riesco, se no andrei io a disattivare, però non sono in grado il microfono. Grazie, se potete controllare il vostro microfono. Conservarsi in vita è un dovere a cui nessuno può mancare senza colpa. Di qui nasce, come necessaria conseguenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento che nella povera gente si riducono al salario del proprio lavoro. Una piccola riflessione che propongo, una piccola riflessione. Noi sentiamo sempre parlare della vita come un diritto. È vero, certo. È un diritto alla vita, c'è un diritto alla vita naturale, ma la vita è anche un dovere per un cristiano, non è solo un diritto, è un dovere. Una volta che siamo in vita, riceviamo delle croci delle quali non possiamo sbarazzarci con pratiche come l'eutanasia, come l'aborto. Portare le croci per noi è un dovere, lo dirà anche Leone XIII in una delle citazioni successive che andremo anche a leggere. La nostra vita l'abbiamo ricevuta in dono perché nessuno di noi si è meritato di venire al mondo, nessuno. È un dono che abbiamo ricevuto. Ma è un dono che non è solo individuale, ma è anche sociale. Questo è importante ricordarlo. Se noi non viviamo da soli, entriamo sempre in un contesto in cui ci sono altre persone, le nostre vite entrano in contatto con quelle altrui e giungono spesso a essere una parte fondamentale delle vite altrui. Ma il ragionamento prosegue. Se quello alla vita è un dovere, oltre che un diritto, è anche un dovere che venga fornita alle persone la garanzia sociale di avere uno strumento per vivere, un reddito generato da un lavoro sicuro e stabile. Per questo prima definivo aberrante il discorso dell'abituarsi a non avere il posto fisso, che tanto l'uomo è variabile, è mutevole, non ha neanche identità. E sarebbe ancora migliore avere una garanzia stabile di un sostentamento economico minimo per le esigenze vitali, anche in caso di malattia o disoccupazione non voluta, che sono situazioni indipendenti dalla volontà personale. Allora, voi lo sapete perché prendendo parte al progetto Auri, insomma,
sapete bene, si sente parlare, ama la sanità, non ha soldi, ama sì, ma poverini, diamo col decreto ristori qua e là delle quote per risarcire coloro che poverini hanno avuto danni. Queste sono elemosine di Stato, queste sono elemosine di Stato che combattono i sintomi ma non combattono il problema. È come se io volessi curare il mal di denti andando non alla radice del problema, ma curando solo, non lo so, lo smalto dei denti, per così dire. No, il problema va affrontato alla radice. Per questo un progetto come quello che state portando avanti è fondamentale, perché tocca il problema proprio alla radice. Ma ci viene detto anche di più, e pensiamo qui a quanto divenga straordinaria la Rerum Novarum di Leone XIII. Non solo infatti l'individuo deve veder rispettata la propria dignità, ma ogni popolo deve veder rispettata la propria dignità. Deve essere messo nelle condizioni di poter sfruttare le proprie ricchezze naturali. San Tommaso d'Aquino, un grandissimo santo intellettuale, teologo, filosofo, vissuto nel XIII secolo, nasce nel 1225 e muore nel 1274, scrive un opuscolo che invito a leggere perché è di una modernità straordinaria, intitolato Il De Regimine Principum, del regno del principe, e dice: è inutile che parliamo di un sovrano, della conduzione corretta di uno stato, se il re, il governante, non ha ricchezze proprie e non ha moneta propria. Ripeto, e non ha moneta propria, perché San Tommaso, stiamo parlando di San Tommaso XIII secolo, perché se il re è costretto a non può battere moneta propria, ma è costretto a prendere in prestito da terzi la moneta, ciò di cui ha bisogno per sostentarsi, poi sarà costretto a indebitarsi verso questi terzi e a dover pagare interessi esosi, dannosi per l'economia di uno Stato. Ma ripeto, non è Mauro Stenico, questo è San Tommaso d'Aquino, e siamo nel XIII secolo. Nell'ultimo libro che ho pubblicato qualche mese fa, che si intitola Giustizia monetaria, dove si parla anche di questi temi, ho approfondito anche il tema del De Regimine Principum, oltre ad aver dedicato insomma il libro alla filosofia di Auriti, con tutte le citazioni, cercando anche di portarle alla situazione attuale. Il Papa, pensate un po', dice che una persona, quindi torniamo all'enciclica, non cambierebbe mai la patria con un paese straniero se la patria desse di che vivere agiatamente ai suoi figli. Il Papa dice: se una persona fosse messa nelle condizioni di vivere nella propria patria, perché mai dovrebbe abbandonarla? Sarebbe una follia, sarebbe una follia. Io sono sindaco di un piccolo paese che ha 1320 abitanti, e nella storia di questo piccolo paese, che si chiama Fornace, in provincia di Trento, ci sono stati dei momenti drammatici. Uno ve lo voglio raccontare perché riguarda l'attualità. O meglio, lo trasponiamo all'attualità. Allora, siamo negli anni 70 dell'Ottocento, quindi 1875-77. Fornace è parte del Trentino, e il Trentino all'epoca era sotto l'impero austro-ungarico fino al termine della Prima Guerra Mondiale. Ma al di là di questo, succede che negli anni 70 dell'Ottocento, da Fornace, che all'epoca aveva 1000 abitanti, partono circa 300 persone disperate, impoverite, affamate, verso le terre del Sud America, l'Argentina, il Cile e soprattutto il Brasile. Allora, noi non ce ne rendiamo conto, magari qualcuno di noi ha fatto l'esperienza di dover andare all'estero per lavoro perché qui non c'era effettivamente nulla, pensiamo anche ai giovani studenti, eccetera, coloro che non trovano lavoro. Perché mai? Cosa spinse 300 persone radicate da generazioni e generazioni sul loro territorio ad abbandonarlo? E guardate che per raggiungere il Brasile, le testimonianze ci sono, c'era bisogno di un viaggio in nave di 40 giorni, 40 giorni, si doveva vendere tutto quello che si aveva per procurarsi un biglietto, si doveva lasciare le case, i campi, i pochi viveri che c'erano ad altre persone,
e si perdeva la cittadinanza austro-ungarica, sicché una volta partiti non si sarebbe più potuti rientrare a casa, mai più. E se la Rerum Novarum è del 1891, qui stiamo parlando di pochi anni prima rispetto alla pubblicazione dell'enciclica, e dall'Italia, io sto parlando dell'impero austro-ungarico in questo momento, ma dall'Italia in generale c'è una grande emigrazione verso altre terre. Andiamo avanti. Allora, chi vuole abolire la proprietà, dice il Papa, defrauda l'uomo degli effetti del suo lavoro. Il campo che l'uomo lavora con le proprie mani, il campo sterile, non è più quello di prima, una volta che è stato lavorato. Da sterile è divenuto fruttifero. Lungi dalle teorie che vogliono farci credere che l'uomo sia un parassita, io ho sentito dire con mia moglie una volta, da un pilota d'aereo che visto dall'alto, viste dall'alto le città, sembra proprio che l'uomo sia un cancro. Ci ha definito così, l'uomo un cancro, ci rendiamo conto? Lungi dall'essere un parassita, un cancro, l'uomo può migliorare la natura, certo la può distruggere, ma siamo d'accordo su questo, non mica ci sono dubbi. Pensate a una guerra nucleare, cosa farebbe se non distruggere la natura? Ma l'uomo può anche migliorare la natura. E ciò che l'uomo migliora nella natura non è più quello che era prima. Ripeto, il campo da sterile diventa fruttifero. E il Papa dice: ma che giustizia sarebbe questa che un altro, il quale non ha lavorato, subentrasse a goderne i frutti? Come l'effetto appartiene alla sua causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. Deve appartenere a chi lavora. Il Papa non vive l'esperienza sovietica perché l'Unione Sovietica viene fondata ufficialmente nel dicembre del 1922, nel dicembre del 1922, e il Papa muore nel 1903. Ma all'epoca delle fattorie collettive in Unione Sovietica era vietatissimo che gli operai, che i contadini trattenessero per sé una parte di raccolto e non la devolvessero allo Stato. Trattenere una parte di raccolto durante il comunismo di guerra, ma anche dopo, era un reato passibile di morte. Quindi, durante gli anni 20, noi abbiamo una serie di centinaia di migliaia di persone in Unione Sovietica che o vengono mandate nei primi gulag, fondati sotto Lenin, Stalin li portò avanti, ma furono fondati sotto i bolscevichi già nei primi anni 20, o venivano deportati lì, oppure venivano fucilati sul posto. Stalin cosa fa nel 1928? Nel 1928 Stalin impone la collettivizzazione forzata, la proprietà comune delle terre, tutti lavorano per tutti. Chi si rifiuta di rinunciare alla propria vacca, alla propria fattoria, è un nemico del popolo e come tale viene arrestato o fucilato. Nel 1929 in Unione Sovietica Stalin ordina lo sterminio dei kulaki. I kulaki vuol dire i contadini benestanti, quelli che si sono arricchiti indebitamente ai danni della rivoluzione. E per essere contadino kulako bastava a volte avere anche una vacca, era già un reato passibile di morte. La proprietà quindi è consona alla natura umana e alla pacifica convivenza sociale. E dice il Papa: le leggi civili, quando sono giuste, derivano la propria autorità ed efficacia dalla stessa legge naturale. Quindi si potrebbe aprire una parentesi bellissima, certamente interessante, sul concetto di legge naturale che noi oggi abbiamo completamente perso. La legge naturale che cos'è? È l'impronta della saggezza divina nella natura stessa delle cose. Sono quei principi riconoscibili dalla retta ragione, senza necessariamente l'ausilio della rivelazione. Per esempio, il non rubare fa parte della legge naturale, il non uccidere sangue innocente fa parte della legge naturale. Quindi la proprietà, dice il Papa, è sancita dalla legge naturale e dalla legge divina, la quale vieta persino il desiderio della roba altrui. Decimo comandamento, non desiderare la roba d'altri. Ok, questo l'abbiamo detto. Ma
Se questa, mi scuso anche per la lunghezza delle citazioni, però vi assicuro che è importante leggerle e prenderne consapevolezza, vi assicuro che vale la pena, magari spenderemo qualche minuto in più, però ripeto, vale davvero la pena. Dopo la parte distruttiva, la cosiddetta pars destruens, c'è anche una pars construens, perché il Papa dice, va bene, abbiamo delineato il problema, ma quali sono le proposte per cercare di porre rimedio a questa soluzione? Il Papa elenca tre classi di soluzioni, se così vogliamo dire. Prima le elenco e poi le spieghiamo. L'opera della Chiesa, l'opera dello Stato e l'opera delle associazioni. Cominciamo dall'opera della Chiesa. La Chiesa, dice il Papa, deve prendere posizione sui temi sociali. Dal Vangelo essa trae le dottrine che possono comporre il conflitto e illuminare le menti. E quali sono alcuni insegnamenti della Chiesa? Quindi entriamo proprio nella dottrina sociale. Innanzitutto, la dottrina sociale della Chiesa non si fa illusioni e dice che le ineguaglianze naturali nella società sono necessarie. Perché questo? Si deve sopportare la condizione propria dell'umanità. Togliere dal mondo le disparità sociali è cosa impossibile. Lo tentano, è vero, i socialisti, ma ogni tentativo contro la natura delle cose riesce inutile, poiché la più grande varietà esiste per natura tra gli uomini. Non tutti possiedono lo stesso ingegno, la stessa solerzia, non la sanità, non le forze in pari grado. E da queste inevitabili differenze nasce di necessità la differenza delle condizioni sociali. E ciò torna a vantaggio sia dei privati che del civile consorzio, perché la vita sociale ha bisogno di attitudini varie e di uffici diversi, e l'impulso principale che muove gli uomini ad esercitare tali uffici è la disparità dello Stato, la disparità della condizione. In pratica il Papa ci sta dicendo una cosa che la filosofia classica insegna da sempre, e cioè l'uomo è un animale sociale. Quando io dico animale, attenzione, non sto degradando l'uomo a livello dell'animale, sono certe teorie di oggi. Animale nel senso che ha un corpo, che ha dei sensi, delle pulsioni, come lo hanno gli animali. In più ovviamente però ha la straordinaria facoltà della ragione che l'animale non è. E ogni uomo ha delle proprie, delle competenze, ha dei talenti naturali, si dice in termine cristiano, dei talenti naturali, la parabola dei talenti è bellissima, è importantissima, diversi. Ora, la società viene definita da Platone e da Aristotele come il sistema dei bisogni, cioè gli uomini si mettono assieme perché ognuno ha delle capacità con le quali può soddisfare i bisogni altrui. Il falegname può soddisfare un bisogno di un certo tipo, non può soddisfare ad esempio quello di chi ha necessità di scarpe perché ci vuole un calzolaio, ma quando il calzolaio ha bisogno di un tavolo si rivolge al falegname. Poi c'è l'insegnante. L'insegnante ha il talento naturale per l'insegnamento. Non può fare il tavolo, magari, non può fare le scarpe. E così via. E ci mettiamo tutti assieme, questa è la società, per soddisfare mutuamente i nostri bisogni. Quindi che ci siano delle diseguaglianze, delle diversità, è naturale. È inutile pensare alla società orwelliana dell'uguaglianza matematica, dove tutti sono uguali, ma qualcuno è un po' più uguale degli altri. Perché alla fin fine nei regimi comunisti, questo è evidente, basta guardare la storia dove si predicava l'uguaglianza assoluta, il potere era nelle mani della elite che governava il partito comunista dominante in Unione Sovietica, nella Germania dell'Est, eccetera, eccetera. È sempre stato così, è sempre stato così. Quindi pensate un po' al paradosso, il comunismo che vuole essere contro il capitale si rovescia nella forma più esasperata di capitalismo, cioè della concentrazione del potere nelle mani di pochi. Ancora, come sono necessarie le ineguaglianze? Secondo la Chiesa è necessario il lavoro, e qui dobbiamo metterci il cuore in pace, nel senso che il lavoro, insegna la dottrina sociale della Chiesa, è una punizione. Il lavoro non è un piacere, sì, può essere un piacere se è confacente ai nostri talenti, ma lo dobbiamo fare perché
abbiamo bisogno di lavorare, bisogno di lavorare. È una punizione di cosa? Del peccato originale. Adamo ed Eva nell'Eden, prima del peccato originale, coltivano i loro frutti e le loro piante, eccetera, senza la fatica. E con il peccato originale, ecco che Dio condanna Adamo a raccogliere i frutti della terra col sudore della fronte, e la gravidanza diventa, la gravidanza, insomma, il partorire nuovi figli diviene per Eva molto più doloroso, anzi diviene doloroso mentre prima potenzialmente non lo sarebbe stato. E a questo proposito, ecco un'altra citazione importante, qui una parte l'ho evidenziata in rosso perché merita. Il dolore, dice il Papa, non mancherà mai sulla terra, perché aspre, dure, difficili a sopportarsi sono le rei conseguenze del peccato, le quali, si voglia o no, accompagnano l'uomo fino alla tomba. Patire e sopportare è dunque il retaggio dell'uomo. E qualunque cosa si faccia e si tenti, non vi è forza né arte che possa togliere del tutto le sofferenze del mondo. Le varie tribolazioni di cui è intessuta la vita di quaggiù, Gesù Cristo, che pure ci ha redenti con redenzione copiosa, non le ha tolte, le ha convertite in stimolo di virtù e in maniera di merito, tanto che nessun figlio di Adamo può giungere al cielo se non segue le orme sanguinose di lui. Allora, oggi c'è una lotta a sbarazzarsi delle sofferenze. La sofferenza è vista come necessariamente un qualcosa di male. Allora, chiariamo subito. A nessuno piace soffrire. E la sofferenza in sé è un male, è una tristezza. Ma il cristiano la porta con la dignità del cristiano e la dona a Cristo. Questo è il cristiano, colui che porta le proprie croci con la dignità massima, non se ne vuole sbarazzare a tutti i costi. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo combattere il male, che noi non dobbiamo cercare di combattere il dolore, che non dobbiamo cercare di combattere le ingiustizie. Portare la propria croce non vuol dire inerzia, non vuol dire inattività, assolutamente. Quindi il dolore non è il risultato di una situazione storica particolare, come volevano farci credere Marx ed Engels, ma sì, è perché il momento storico è il potere nelle mani del capitale, dei capitalisti, ma quando noi rovesceremo la struttura, il potere sarà del proletario, i problemi saranno risolti, la dittatura del proletariato, no? Vediamo cosa ha portato. In realtà, dice il Papa, guardate che le sofferenze non verranno mai tolte del tutto. Ancora, siamo sempre nel tema opera della Chiesa. La necessità di concordia, le classi, dice il Papa, non sono naturalmente nemiche, non sono nemiche per natura, ognuna ha bisogno dell'altra. Il capitale non può stare senza il lavoro e il lavoro non può stare senza il capitale. Traduco in termini semplicissimi. Gli operai non possono stare senza i datori di lavoro, i datori di lavoro non danno lavoro a nessuno se non ci sono gli operai. Ancora, la necessità di instaurare una corretta relazione fra le classi sociali, e una corretta relazione fra le classi sociali si instaura soltanto a queste condizioni. Primo, giustizia. Fra proletario e padrone vi sono mutui doveri, mutui obblighi. L'operaio deve prestare l'opera pattuita in maniera fedele, senza arrecare danno alla roba del padrone e astenendosi da atti violenti. Ricordiamoci che il Papa sta parlando anche in una situazione in cui le ribellioni, le rivolte, insomma, ci sono. Il padrone, dal canto suo, non deve tenere per schiavo l'operaio. Cioè, il datore di lavoro non può tenere l'operaio come uno schiavetto, uno sfruttato. Gli deve garantire il tempo necessario, per esempio, dice il Papa, per compiere i doveri religiosi, per dedicarsi alla famiglia. Non deve imporgli mai lavori sproporzionati alle forze, al sesso e all'età, e dargli la giusta mercede. Ecco, defraudare l'operaio della giusta mercede grida vendetta al cospetto del cielo. Questo ci insegna Leone XIII. Per una corretta relazione fra le classi sociali non basta la giustizia, la carità, lo spirito di carità. Non conta quanti beni si abbiano, ma il loro uso. Imparare la vera utilità delle ricchezze, cioè dare il superfluo ai bisognosi,
quanto faceste a uno dei minimi di questi miei fratelli, a me lo faceste. I vantaggi della povertà. Anche Gesù è nato povero. La vera grandezza dell'uomo è sempre quella morale, non è quella materiale. Ma ci sono anche dei mezzi positivi che la Chiesa propone. Ad esempio, la diffusione della dottrina cristiana, il rinnovamento della società e dei costumi in senso cristiano e la beneficenza. Allora io voglio portarvi degli esempi. La beneficenza nel corso dei secoli è stata praticata e come dalla Chiesa, che una certa tradizione storica ci voglia far credere. Gli ospedali, pensiamo agli ospedali, i monti di pietà, l'ordine di Santa Maria della Mercede. Cos'era l'ordine di Santa Maria della Mercede? È stato un ordine fondato nel XIII secolo da San Pietro Nolasco per il riscatto dei prigionieri cristiani, dei musulmani e dei pagani. Quindi avevamo persone, avevamo clero, avevamo in sostanza rappresentanti del clero che si occupavano di riscattare gli schiavi cristiani. Oltre all'opera della Chiesa c'è anche l'opera dello Stato. Ah sì, beh, ci arrivo dopo. Ho fatto una slide sull'opera dello Stato, ma non è un problema. Lo Stato deve ordinare e amministrare il proprio territorio per la prosperità della vita pubblica e privata. Qual è il fine dello Stato? Il fine dello Stato è un fine immanente che ha a che fare con la dimensione naturale, non sovrannaturale, perché quello è competenza della Chiesa, e cioè garantire la prosperità della vita pubblica e privata. E la prosperità delle nazioni è legata soprattutto ai buoni costumi, al buon assetto delle famiglie, all'osservanza della religione e della giustizia, all'equa distribuzione degli oneri, al progresso delle industrie e del commercio. Già facendo così si concorrerebbe in maniera enorme al benessere di tutte le classi. Lo Stato tradizionalmente viene concepito, dal punto di vista cristiano, come un'unità armonica, società organica. L'ideale vero della società è la società organica, che richiama insomma la vecchia filosofia di Platone, in cui ogni persona può trovare la propria giusta collocazione in base ai propri talenti. Ma com'è possibile oggi che un giovane, e non solo un giovane, trovi la propria collocazione in una società che livella tutti, che pone tutti in debito, in angoscia costante e che ammazza il genio? Com'è possibile? Come fa ad emergere il talento? Come fa ad emergere la genialità? Sì, ogni tanto qualche sprazzo c'è, ma non certo per il sistema. Questa unità armoniosa quindi abbraccia tutte le classi. La giustizia consiste nel dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. È necessario che il proletariato sia oggetto degli interessi dello Stato. Ovviamente io parlo di proletariato perché è il termine che usa il Papa, ricordiamoci la situazione storica, ma è ben adeguato, basta cambiare i termini alla situazione di oggi, la sostanza rimane la medesima. Allora, lo Stato deve intervenire poi sulla difesa della proprietà privata, sull'evitare i tumulti dei proletari dovuti a false dottrine, deve vigilare sulle condizioni di lavoro, a cominciare dalla garanzia dei beni dell'anima. La vita non è nelle mani dell'uomo, comprende inviolabili doveri verso Dio, come per esempio la necessità del riposo festivo, da garantire agli operai. Garantire l'operaio, difendere l'operaio da avidi speculatori che trattano le persone come se fossero cose, calibrare la proporzione fra giusto lavoro e giusto riposo, anche tenendo conto delle particolari condizioni di lavoro. Ad esempio, il Papa fa l'esempio, un minatore certamente compie un lavoro più pesante di altri e quindi ha bisogno di più riposo, ha bisogno di turni diversi. La tutela del salario e anche l'educazione al risparmio, dice il Papa, l'educazione a un sano risparmio. Pensiamo un po' a quante persone per l'angoscia, per il debito e anche per uno spirito non cristiano siano state abortite. Se facessimo un calcolo, quante centinaia di migliaia di persone abbiamo perso per l'aborto.
Ce ne sono tante altre cose da dire, signori, però io aprirei delle parentesi che non possiamo affrontare, non perché non siano interessanti, ma perché ci riserviamo di fare un'altra vita. Quindi uno Stato che si fa promotore dell'aborto, dell'eutanasia, e credetemi, l'Italia rispetto a certi Stati è ancora indietro, ci sono Stati in cui si pratica l'eutanasia su persone non consenzienti addirittura. Io trovo aberrante l'eutanasia anche su persone consenzienti, scusatemi, però devo essere onesto, ma anche su persone non consenzienti in alcuni stati, specialmente se invalide. E non serve andare in chissà quali continenti, stiamo parlando dell'Europa. Infine, è l'opera delle associazioni, quindi abbiamo citato l'opera della Chiesa, l'opera dello Stato e infine l'opera delle associazioni. E qui il Papa ci dice qualcosa che va benissimo anche il giorno 23 aprile 2021. Il diritto all'associazione è naturale nell'uomo, come pure l'inclinazione dell'uomo alla società. Oggi è l'epoca del distanziamento sociale, tieniti alla larga del tuo prossimo, questo ormai abbiamo acquisito. Come faranno le prossime generazioni ad avere relazioni fra di loro se siamo tutti terrorizzati dal prossimo e guarderemo il prossimo sempre con sospetto? Le associazioni possono concorrere al bene comune dello Stato, le associazioni di mutuo soccorso, l'assistenza agli orfani e alle vedove, le corporazioni di arti e mestieri, sono associazionismo cattolico questo. E sentite cosa dice il Papa, tratto letteralmente dall'enciclica: vietando tali associazioni, lo Stato contraddirebbe se stesso, perché l'origine del consorzio civile, come degli altri consorzi, sta appunto nella naturale socialità dell'uomo. Ma quanto diversamente si agisce, soprattutto ai nostri tempi, sembra leggere, quanto diversamente si agisce, soprattutto ai nostri tempi. In molti luoghi e in molti modi lo Stato ha leso i diritti di tali comunità, avendole sottoposte alle leggi civili e private di giuridica personalità o spogliate dei loro beni. In alcuni luoghi il diritto di associazione è negato, salvo che a uomini apertamente congiurati ai danni della religione e dello Stato. E gli operai entrano in associazioni rette da capi occulti, con organizzazione contraria allo spirito cristiano e al bene pubblico. Costoro, questi capi occulti, con il monopolio delle industrie, costringono chi rifiuta di accomunarsi a loro a pagar caro il rifiuto. In tale stato di cose, gli operai cristiani non hanno che due vie: o iscriversi a società pericolose alla religione, o formarne di proprie e unire così le loro forze per sottrarsi coraggiosamente a sì ingiusta e intollerabile oppressione. Per questo nelle varie associazioni è fondamentale l'istruzione religiosa. E il Papa conclude l'enciclica, dopo tutte queste cose che ho cercato di riassumere, dicendo che su tutti gli ideali deve sempre comunque prevalere la carità, che è la regina delle virtù sociali. Anche il più grande sacrificio, come ci spiega San Paolo, anche persino il farsi torturare, non è meritevole se non è fatto per carità. Vi ringrazio per l'attenzione, sperando di non avervi tediato troppo.